Aggressione brutale, muore 81enne all'incrocio di Viale Terracati, anziano 79enne a processo. Costata la vita a un anziano il mancato rispetto di precedenza al semaforo di Viale Terracati. Il 13 luglio del 2022 una discussione degenerata in un'aggressione cruenta procurando alla vittima gravi lesioni personali. Un uomo di 77 anni era stato denunciato dagli agenti della squadra mobile di Siracusa per il reato di lesioni gravissime perpetrate nei confronti di un altro anziano di 81 anni. Iniziato lo scorso 21 maggio davanti alla Corte d'Assise il processo a carico di un anziano siracusano che deve rispondere del reato di omicidio preterintenzionale. L'imputato di 79 anni che ha affidato la difesa all'avvocato Eugenio Risuglia. Al processo si è costituita parte civile la figlia della vittima con il patrocinio dell'avvocato Claudio Roberto Lorè. La vicenda è accaduta il 13 luglio 2022 quando i due sono incrociati all'altezza del semaforo di Viale Terracati. L'imputato che viaggiava in sella a uno scooter ha ingaggiato una lite con la vittima che aveva 81 anni contestandogli il mancato rispetto del codice della strada. Secondo quanto riscontrato dagli agenti della squadra mobile il litigio aveva culmine al semaforo di Viale Terracati quando i due venivano alle mani il conducente del motorino elettrico colpiva con calci e pugni la sua vittima causandogli gravissime lesioni. L'imputato lo avrebbe preso per le braccia dandogli uno spintone che ha provocato la caduta a terra dell'anziano che ha battuto la nuca sull'asfalto. La vittima ha perduto i sensi ed è stata trasportata all'ospedale Umberto I dove i sanitari hanno riscontrato un trauma cranico con emorragia e lesioni che ne hanno provocato il decesso.